Nell'agosto del 1944, mentre già gli alleati avanzavano in Europa, a Budapest presero il potere le croci uncinate di Zalasi, i Nilas, ovvero il nazismo al suo stadio più folle e feroce. I fanatici nazisti ungheresi promisero a Hitler 1 milione di soldati per il Terzo Reich e lo sterminio degli 800.000 ebrei ungheresi. Gli ebrei vennero razziati dalle campagne e rinchiusi nel ghetto della capitale. Ogni giorno, sulle rive del Danubio, centinaia di ebrei venivano messi in fila, venivano loro tolte le scarpe e venivano fucilati. Unica speranza di sopravvivere, il rifugio presso le legazioni diplomatiche dei 5 paesi neutrali: Spagna, Portogallo, Svezia, Svizzera e Vaticano. Alla fine della guerra, solo 200.000 su 800.000 sopravvissero alle fucilazioni, alla morte per fame o alle deportazioni. I giorni dopo la presa di potere da parte dei nazisti hanno imposto la stella davanti e di dietro, no? E questo mi ha fatto una molta impressione, insomma, perché non avevo mai visto una cosa del genere. E vedere degli uomini o delle donne marchiati in quella maniera, insomma, non era una cosa che io potevo approvare, insomma, anzi. E poi ho visto che i nazisti ungheresi inseguivano un bambino che avrà avuto 7-8 anni, lo hanno raggiunto e lo hanno ammazzato lì sulla strada. Ho domandato perché, chi era, ho domandato dei passanti, ho detto è un bambino ebreo. Questo è l'edificio dell'ambasciata spagnola a Budapest, più o meno uguale a come era nel 1944. Qui Perlasca, rimasto solo dopo la partenza del vero console, decise di autonominarsi console di Spagna e cominciò a creare la sua rete di protezione. Questo signore si chiama Abraham Ronay ed è un attore molto conosciuto. Dopo la guerra ha lasciato l'Ungheria e vive in Israele. È la prima volta che torna in questo posto ed ha subito riconosciuto i luoghi in cui è entrato da ragazzino e in cui avevo ottenuto il salvacondotto. È tutto esattamente uguale a come me lo sono sempre immaginato. Quando sono venuto qui avevo 12 anni. Mi ero tolto la stella gialla e mi ero messo la divisa da Boy Scout. Qui c'era una scrivania e dietro la scrivania una segretaria. Ero un ragazzino magro allora. Al portone c'era un portiere grosso, non mi voleva far passare. Gli dissi, ma tu non hai dei figli? E allora lui, sì, entra. Dunque, la segretaria chiamò un uomo che scese da questa scala. Un quarto d'ora dopo tornò con una lettera di protezione per me e per tutta la mia famiglia. Io ero così felice, non sarei tornato umiliato nel ghetto a morire di fame. Io non sapevo che era Perlasca. L'ho saputo dopo perché sulla lettera c'era la sua firma. Ci mandarono in una casa che aveva la bandiera spagnola e quel galantuomo di Perlasca veniva a portarci del cibo. Anche la polvere di uovo, mi ricordo, che per noi era come l'oro. La signora Weitz arrivò in questa casa nell'autunno del 1944 insieme ai genitori. Erano riusciti a sfuggire ad una razzia che aveva coinvolto un intero palazzo. Erano disperati. Perlasca arrivò subito. Prese tutte le nostre fotografie e i nomi. Dopo 24 ore tornò con i salvacondotti timbrati e firmati. Voi sapete che cosa c'era scritto. Parenti residenti all'estero hanno chiesto per voi la cittadinanza spagnola che il governo spagnolo concede. In attesa del viaggio siete ospitati in questo palazzo. Mise anche un cartello su questa porta. Questo palazzo è sotto la protezione dell'ambasciata spagnola e quindi nessuno può mettervi piede. Veniva tutti i giorni, ci consolava, portava cibo e nessuno gli ordinava di fare tutto quello che faceva. Avrebbe potuto andarsene, mettersi al sicuro. L'ho visto l'ultima volta nel gennaio del 45. Poi ho letto sul giornale che era partito ed era stato salutato alla stazione. Non esagero se dico che è stato l'unico vero eroe che abbia incontrato. Un'esperienza che da sola basta a riempire una vita,
Vedere come anche in circostanze come quelle un uomo può rimanere un uomo e aiutare gli altri. E chiunque veniva alla legazione spagnola, lei gli faceva una lettera di protezione? Sì, sì, sì. Qualsiasi. Non c'era discriminazione, non c'era scelta, a te sì e a quell'altro no. E i soldi? I soldi. Prima abbiamo consumato quelli della legazione, ma erano pochi. Poi ne ho consumato un pochi dei miei che avevo in tasca. Poi quelli del Consiglio Ebraico. Poi il Consiglio Ebraico era in bolletta, non aveva più quattrini. E allora andavo nelle case protette, avevo il mio servizio di informazioni, logicamente, e domandavo, e dicevo a uno, non domandavo, dicevo, lei mi dia 1000 penghe, quell'altro 2000, un altro, e facevo sui soldi e con questo andavo a comprare alla borsa nera. Dalla metà di dicembre in poi mi portava un gendarme, mi portava allo Stendardo di Spagna. Mi sembrava di essere un cavaliere del Medioevo, ma d'altra parte era utile. Insieme alla madre, la signora Hoppe, all'età di 16 anni, trovò rifugio in questa casa protetta dalla legazione spagnola. Nel dicembre del 1944, sotto i bombardamenti, tutti si trasferirono in questa cantina. Stavo qui distesa. Quando si affacciavano i Nilash per cercare i giovani e portarli via, mi coprivano con il carbone. Qui stava la mia povera madre. Vivevamo nel terrore. E qui c'era una cantante d'opera. E quando c'era un po' di silenzio, ci cantava delle arie dell'operetta o delle marcette. Perlasca veniva quasi tutti i giorni. Ci portava da mangiare e ci avvisava quando si avvicinavano i Nilash. A noi bambini veniva detto che era un ambasciatore e che tutte le cose del mondo erano nelle sue mani. Se non fosse stato per lui, anche noi avremmo trovato la morte sul Danubio. Perché nelle altre case, quelle degli svizzeri e degli svedesi, gli ebrei venivano fatti uscire, portati sulla riva del fiume e fucilati. In questa casa, grazie a Perlasca, fummo veramente difesi. Oggi, da qui, io gli esprimo eterna gratitudine. Non potrò mai dimenticare quello che ha fatto per noi, poveri ebrei disgraziati.